E salve youtubers e benvenuti in questo nuovo video di WoltoGecko. E finalmente siamo arrivati al capitolo 4, l'arrivo dei druidi. E non mi ricordo assolutamente che cosa succedeva, ma credo che o questo o il prossimo capitolo dovrebbe essere quello in cui liberiamo Illidan, ma non ne Sono sono passati sicuro. 1.000 anni da quando ti ho vista l'ultima volta, Tyrant. Ho pensato a te ogni istante passato nel sogno di Smeraldo. Oh, Il che mio cuore esulta dolce. nel vederti nuovamente, Furion. Non ti avrei risvegliato se non avessi avuto urgentemente bisogno del tuo Non lo aiuto. potevi svegliare prima, no? No. Cioè, ti ha aspettato Nel tutto sogno quel tempo ho e percepito l'ho la ripreso distruzione che adesso. minacciava la nostra terra, come se mi trovassi nel mio corpo. Hai fatto bene a svegliarmi. La legione infuocata è tornata. Cenarius è morto. E alcuni stranieri si aggirano liberamente per le nostre valli più sacre. Come era stato predetto. Senza dubbio Archimonde proseguirà fino a Aijal per attaccare l'albero del mondo. Se dovesse riuscire a prosciugarne l'energia, il pianeta sarebbe condannato. Spoiler Il su mio la unico missione pensiero era finale. quello di risvegliarti insieme al resto dei druidi. I druidi dell'Artiglio si trovano all'interno di Barrowden, alla fine di questa valle. Ah, Se riuscissimo a raggiungerli, forse potremmo fermare Archimonde e i suoi demoni. giusto. I druidi. Quelli che si Ce trasformano in l'abbiamo fatta, orsi. ragazzi! Li abbiamo scacciati! Raduniamoci alla base per curare i feriti. Così anche gli stranieri combattono contro i non morti. Potrebbero essere dei potenti alleati contro Archimonde. Bravo, Sono solo dei Furion. bastardi. Ma Hanno perché ucciso Tyrande? Cenarius. Che io sia maledetta se mai stringerò la mano a uno di loro. Forse hai ragione, amore mio. Stabiliremo qui il nostro Ma non nuovo gli dare accordo. corda, Furion. Tieni in allerta le sentinelle. Dubito che i non morti o gli stranieri siano finiti. Dovete coalizzarvi tutti quanti. Non potete star a perdere tempo a pensare queste cose. Accidenti. Ci sono gli orchi. Qua ci sono i non morti. La miniera là. Cosa? Solo 2000. E che ci faccio con 2000? Ashra Tormaa. Accidenti. Come Vabbè, la dea prendiamo desidera. quello che possiamo e poi mi sa che dovrò spostarmi di nuovo. Lì? Ah, lì ci sono i druidi. Ok. Fortunatamente ho già qualche edificio disponibile, quindi no, non devo perdere soldi inutilmente a costruire. Mi potrò focussare su produrre unità. Il problema è che con 2004 di oro non produrrò molto. Tocca a te. Non male. Una Troppo rampa lì. facile. Sì, c'è una rampa. Non male. E allora metto i guardiani qua. Vediamo, poi quest'altro non lo so. Quest'altro lo metto qui in mezzo. Vieni qua. A te non so neanche se metterti a fare qualcosa. Perché intanto non ho i soldi per fare potenziamenti. Edificio completato. Cioè, oddio, ce li avrei. Però poi avevo poche truppe, quindi non mi conviene. Toh. Resta qua. Come se fossi un'unità ad armazzate. Allora, facciamo. Attacco degli orchi. No, sono solo delle viverne che passavano così. Senza un motivo preciso. Dove? Cosa? Chi? Troll?
Perché dei troll mi stanno... La dea mi chiama. Perché dei troll neutrali mi stanno attaccando? Che cazzo? Per Elune. Ah, fuck. Nel nome di Cenarius. La nostra miniera si sta esaurendo. Erano là. Nel mio cammino. Erano neutrali. Ma... Le risorse cioè, solo perché... Solo perché quelle due viverne degli orchi sono passate e questi qua hanno deciso di attaccarmi. Solo così potremo arrivare ma a Barrow scherzando. Come la dea desidera. Per Elune. Sembrava che ce n'era un altro. Così sì, lo so, Tyrande, che le risorse scarseggiano. Lo vedevo da solo, non c'era bisogno che me lo dicevi tu. Sono votata alla vendetta. Userò sta cacciatrice per trovare ancora? Accidenti. Qualcuno minaccia la foresta. Aspettate un attimo, che mi devo organizzare un po'. Cos'hai allora in mente? Meglio non produrre altri fuochi. Toh. Ripara il guardiano qua. Restate allora qua. Dato che là ci sono i non morti, io non ci voglio andare con sto poche truppe a attaccarli. Ma io proseguire qua. Il problema è ci sarà una miniera qua da qualche parte. Assolutamente. Aspetta, assolutamente un par di ceppa. Conosco questi furbolg. Sono fuggiti da Ashenvan quando la piaga ha iniziato a espandersi. Forse non sono riusciti a evitare il contagio. Poveri. Mi muovo nel No. Tornate alla pozza. State tranquilli. Come vuole la dea. Lì ci sono i troll. Mi muovo nell'ombra. Aspetta, magari qua. No, anche lì c'è il troll, è pieno di troll qui. E non mi sembra neanche il posto adatto per una miniera. Assolutamente. I non morti e gli orchi combattono mentre il guardiano gli sta facendo il culo a tutti. Bellissimo. Una miniera, eccola. Eccola lì. Sono votata alla vendetta. Però è pericolosamente vicino a quel... Guarda quante cazzo di truppe! Porca miseria! Non ho paura. E sono sempre 2000! Maledizione! Assolutamente! Accidente! Come problema. Vuole la dea! Parliamo d'Ebano. Cosa parliamo d'Ebano? Aumenta la forza di uno. In mente? Wow! Non ci faccio molto. Sento perché entrambi non è che usino tanto la forza. Vabbè, Furio, prendilo tu. Sarà fatto. Fate in fretta. Manca qualcosa. Per Carnival. La nostra miniera d'oro è crollata. Eccola. Ok. E allora cominciamo a spostarci. Ashre Torma. Io e la terra siamo tutto. Sperando la che i non morti non vengano ad attaccarci e che se rimangano buoni là dove Ashri sono torna. Nella base. Perché quell'orda di non morti così volanti sì. Io non riesco a respingerla. Come la dea desidera. Sì, grazie suggerimento, lo sapevo. C'è bisogno che me lo dicevi. Ti aspetto. Mi sa che un suggerimento dato direttamente da Tyrande, guarda. Non c'era scritto Tyrande, ma ho il sospetto che fosse Tyrande. C'era il suo zampino in quel suggerimento. Speed, speed, speed. Tonight. Ammiro sempre la grande velocità di questi alberi. Sono proprio gli esseri più veloci del mondo. Mamma mia. Pronti ai posti. Non dire altro. Mi ha ammazzato la cacciatrice. E anche un arciere. Accidenti. Il sonno mi ha intorpidito i sensi. Non male.
Non lasciate gli eroi da soli, però. Non ho mai visto creature tanto aggressive prima d'ora. Allora porrò fine al loro tormento. Andúfalador! Andúfalador? Che minchia significa? Mettete i sottotitoli qualche volta. La dea mi chiama. Io qua sotto non ce li voglio mettere i guardiani, perché ho paura che vanno ad attirare poi con un colpo tutta l'orda che sta qua sotto. Edificio completato. Lo metto qua il guardiano, così va un po' a coprire. Speriamo che non mi sgamano i fuochi fatui, perché se mi sgamano è un bel problema. Tu rimani sempre qua. Sento la voce di Elu. Devo far troppe. Mi tocca. Fontana della vita contaminata. Che brutta cosa. Ah, io perché mi attaccano con le truppe di terra in questo punto. Sono male. Molto male. Decisamente male. Devo sbrigarmi e andarmene da questo posto. È veramente un posto di merda. La nostra miniera si sta esaurendo. Ma va? Solo 2000 di gold. Grazie al cavolo che si sta esaurendo. Io stavolta vorrei farmi la squadra full. Illumina il mio cammino. Questi furblog fanno parecchio male. Altri? No, stavolta sono viverne. In teoria non dovrebbero passare sopra il mio accampamento. Però si andranno a scontrare con parte dell'orda qua. E se questi qua per sbaglio mi sgamano, sono cazzi. Perché mai dovresti inviare tre viverni contro un esercito del genere? Così, tanto per... Cioè... Dove? No, mi hanno sgamato, cazzo. Adesso devo pregare in cinese che rimangano solo quei tre gargoyle e quegli altri non avanzino. Illumina il mio cammino. Mamma mia. Ordina la strage. Ci penserò su. Non male. Ok. Per fortuna sono rimasti là. Si vede che erano programmati proprio per rimanere lì a camperare. Oh well, meglio per me. Dea, illumina il mio cammino. Quanti siamo? Ce ne mancano due. E allora facciamo un'altra cacciatrice. A posto. Allora, vediamo un po'. Dove potrei andare? In posizione. Meglio mandare uno scout in arma scoperta. Mi muovo nell'ombra. Cosa c'è qui? L'attesa è finita. Hai davanti a te un gran pericolo, sacerdotessa. Procedi con cautela. Grazie per l'onestà. La nostra miniera d'oro è crollata. E del consiglio. Qui c'è una base umana e fin qui abbiamo capito. La domanda è: questa base umana, se la distruggo, condurrà i druidi? Perché più o meno la direzione mi pare quella. Come vuole la dea. Sempre che non mi sbagli. Mi muovo. Però nel prima devo finire sta missione di Furblog. Come vuole la dea. Faccio la figura di quello cattivo che non è liberati, paura. Poverini. Dea, illumina il mio cammino. Non ho paura. Come vuole la dea. Qualcuno minaccia la foresta. Ok. Intanto tu avanza e vai là. Così siamo fate pronti per quando dobbiamo attaccare. Poi a questo punto io farei due serve baliste.
Ah, baliste che non posso fare perché non c'ho il legno. Allora mettetevi a lavorare la legna, perché mi servono le baliste contro gli umani. Se no non andiamo da nessuna parte. Speriamo di non perdere troppe truppe con questi orsetti corrotti. Se no io e la terra siamo nella merda. Sarà fatto. Invochiamo un paio di Trent simpatici. La Dempia ti aspetta. Sento la voce. Sono però non fanno danno da caos. Qualcuno minaccia la foresta. Oh well, io per me. Per Kalimdor. Se facevano danno da caos, è un bel problema. Per Elune, come la dea desidera. Per Elune. Ce ne sono altri qua. Altri 30. Più 30, sì. Ma questi alberi. Sento la voce di Elune. Non sono abbastanza. Immediatamente. Per Elune. Il nostro sacro come bosco è stato desidera. Profanato. Accidenti. Per Elune. Iniziano a tornare indietro, questi mi sfondano. Birichini. Però ci sono riusciti a fare il curatore, bastardi. Indurre calma. Come la dea desidera. Per Elune. Tocca a te. Qualcuno minaccia la foresta. Ok. Come la dea desidera. Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Per Elune. Andiamo a far fuori gli ultimi furblog corrotti che... La dea mi chiama. Qualcuno minaccia la foresta. Così sia. Così facciamo una bella pulizia. E la foresta sarà di nuovo al sicuro. Dai tremendi orsetti corrotti. Mamma mia. Ashere Toraman. Per Elune. Immediatamente. Come sono pericolosi. Per Kalimdor. Non facciamo tanto gli ecologici, ma Malfurio, ti rendi conto che stai disboscando per fare dei trend, no? Non so se comprendi l'ironia di questa cosa. Vabbè. La dea. Gli elfi della notte. Il nostro sacro bosco è stato profanato. Ancora? Come Cinente. La dea desidera. Come te sono quello. Sei cambiata, Tyrande. Non hai più un briciolo di pietà. Molto bravo, tempo Malfurion. Fa, Furion, ho giurato di proteggere questa terra. Non mi è stato concesso il lusso di dormire in tempi così pericolosi. Se è stata la veglia in asprinti al mio, deve far parte del piano della tua dea. Per Elune. Ce ne sono dette 4. Così sì. Attenzione. Come la dea desidera. Immediatamente. Comincia a spostarti, che ci serve per l'attacco. Ashere Toraman. Anche tu. Spostiamoci vicino a sta base. Sento la voce di Elune. Così stiamoci tutti quanti. Ti voglio qua. Il nostro sacro bosco è stato profanato. Sono poco fatto. Cosa? Come si è aperto il cancello? Ma
Ma maledetti. Ma smettetela subito. Cosa hai in mente? Fate in fretta. Restate di guardia. Qualcuno minaccia la foresta. Cosa hai in mente? Non ho paura. In posizione. Mi muovo nell'ombra. Che cosa mi minaccia questa? I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. Per farmi. Restate di guardia. Come una catapulta. Porchi testa cippa. Anudora! Qualcuno minaccia la foresta. Fate in fretta. Il sonno mi ha intorpidito i sensi. Sono votata alla vendetta. Io e la terra siamo tutt'uno. Patetici sgorbi. La dea mi chiama. Patetici sgorbi. Immediatamente. Ma no. Come la dea. Poveri umani. Facciamo ste. Qualcuno minaccia la foresta. Se no. In posizione. Che cosa minaccia queste terre? La dea mi chiama. Il sonno mi ha intorpidito i sensi. Sarà fatto. Ascere torre. Massacro. Non pare ci siano torri, però, Mi sa che sto facendo le baliste a sproposito. Qualcuno minaccia la foresta. Per Elun. Eccole le torri. Illumina il mio cammino. Che cosa minaccia queste terre? Anudora! In posizione. La dea mi chiama. Ashre Torma. Cosa hai in mente? Anzi, facciamo un po' di arciere che sono rimasto a corto. Sento la voce di Elun. Per Kalimdor. Così sì. Ashre Torma. Beh, quello si è aperto. Questo però no, Maledizione. Sono pronta. Oh, troppo. Attenta, sacerdotessa. Ma come ciao? Questi boschi sono infestati dai morti. Con quale voce, Driade? A 2040.
2040, mamma mia, molto meglio, molto meglio. Quei 40 di più veramente faranno la differenza. Mamma mia. Che grande mossa che abbiamo fatto nel conquistare sta base. Ah. Te mettiamoti qua. Sì, tu continua a seguirmi perché tanto sei inutile. No? Siamo tutti pronti ai posti. Qualcuno minaccia la foresta. Potrei anche farli potenzialmente adesso che ho tutti sti soldi più quelli. Vabbè, dai, vediamo cos'hai da offrire. Speriamo che non me ne pento. Ah, ma produci solo driadi. Quindi era inutile anche prima. Capisco. Mi aspetto. Vabbè che le driadi fanno male col veleno. Sì, potrei produrre qualcosina. Ah, ma io sono a full unità. Non posso neanche mettermi a produrre i pozzi, perché se li lascio poi incustoditi rischio che me li attaccano, quindi sarebbero soldi sprecati. E beh, allora mi tocca proseguire. La dea mi chiama. Mostrami la via. Non dire altro. Qualcuno minaccia la foresta. Sono votata la dea vendetta. Ashret Orama. Per lui. Così sì. Non morti. Anudora! No, Trent velenosi, no. Poveri Trent. La dea mi chiama. Immediatamente. Nel nome di Cenarius. La Banshee mi ha fatto una cacciatrice. Maledizione. Per Kalimdor. Come la dea desidera. Immediatamente. Tocca fare altre truppe. No, però con la cacciatrice. Dove stai andando? Ferma. Torna indietro informazione, pure tu. Sento la voce di Elune. La dea mi chiama. La nostra miniera si sta esaurendo. Voi non eravate proprio informazioni. E allora sì, mi faccio un'altra cacciatrice e faccio fulta, Siamo già a 1300. Ti aspetto. Ti stanno invadendo. A quanto sembra sì. Qualcuno non so se minaccia la foresta. Giornale, ma così ultimamente sì. Orde di non morti stanno così sì. Invadendo questo posto da un paio di giorni. Anudora. E anche un paio d'ore, un paio di domani, così, tanto per. Così sì. Però sono te si è accorta, va tutto bene. Enduli retale. I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. Non te ne farei una colpa. Ah, ecco. E la madonna quanti sono? Intervento della giustizia a me. Tocca a te. Che cosa minaccia queste terre? Indovina. Ashret Orhaman. Qualcuno minaccia la foresta. Sono assoluti, brutti e cattivi. La dea mi chiama. Anudora! Adesso due sentinelle. Immediatamente. Cosa hai in mente? Stanno affrontando Ashret Orhaman. Così sì. Immediatamente. Per lui. Il sonno mi ha intorpidito i sensi. Dea, illumina il mio cuore. Qualcuno minaccia la foresta. Stanno affrontando il nemico. Fate in fretta.
In posizione. Mouse. Come vuole la dea. La dea. Sentivo il rumore del combattimento, ma pensavo che fosse la nostra miniera immediatamente crollata. Non la mia truppa. Come la dea desidera. Immediatamente. Per Kalimdor. Pronti ai posti. Non dire altro. Sono votata alla vendetta. Ti aspetto. Restate di guardia. Qualcuno minaccia la foresta. Come la dea desidera. Così sia. Anudora! Manca qualcosa. Dea, illumina il mio cammino. La dea. Immediatamente. Nel nome di Cenarius. Per sapere chi è. Come la dea desidera. Fate in fretta. Ashre Tor Aman. Così sia. Per Elune. Come la dea desidera. I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. Immediatamente. Per Elune. E questi? Enduli Retad. Nel nome di Cenarius. Enduli Retad. Ma che cazzo? Per Kalimdor. Immediatamente. Il mio cammino. Ma. Così sì. Mi stai dicendo che sti cosi continuano a riprodursi? No. Nel nome di Cenarius. Come la dea desidera. E allora me ne devo andare in fretta a sto posto. Ma tipo subito. Ah, e lì però c'è una miniera. E dea, allora illumina il mio prestate di guardia. Sai che devo proseguire per queste terre oscure. Cosa hai in mente? Non ho paura. Mi muovo nell'ombra. Assolutamente. Vedi. Mi muovo nell'ombra. Continuano a respawnare sti Sono bastardi. Pronta. Non ho paura. Qualcuno minaccia la foresta. Per Elune. Enduli Retali. E allora, meglio nel nome di Cenarius. Tutti quanti. I nostri guerrieri stanno affrontando il come nemico. La dea desidera. Il nostro sacro bosco è stato profanato. No, non mi dire che mi hanno fatto fare una balista. No. Gargoyle di merda. Ah no, eccola, eccola. Stava qui nascosta. E allora cominciamo a spostarci. Pronti ai posti. Troppo facile. Ti aspetto. Pronti ai posti. Fatto. I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. Di nuovo. Sento la voce di Elune. Così sì. Toccati? Non male. Non dire altro. In posizione. I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico.
Qualcuno minaccia la foresta. La dea mi chiama. Immediatamente. Enduli Retano. Per Kalimdor. Anudora. Per Elune. Restate di guardia. Ti aspetto. Tocca a te. Fate in fretta. I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. Cosa hai in mente? Pronti ai posti. Sento la voce di Elune. Immediatamente. Come la dea desidera. La dea mi chiama. Per Elune. Per Kalimdor. Che cosa mi faccia queste terre? I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. Fate in fretta. Ashre Toraman. Come la dea desidera. I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. Sono votata alla vendetta. Qualcuno minaccia la foresta. Immediatamente. Come la dea desidera. Così sia. Per Elune. Siamo usciti. Ah. No, anche l'avamposto è stato contagiato e i Trent sono impazziti. Non meritavano un destino tanto crudele. O meglio, ferme dove siete, deboli creature. Gardaticondius ha ordinato di uccidere chiunque tenti di avvicinarsi a questo luogo e noi gli obbediremo. Patetici sgorbi. Mi addolora il pensiero che un tempo siate stati elfi della notte. Il sonno mi ha intorpidito i sensi. Lo straniero. Ashre Toraman. Ti aspetto. Qualcuno minaccia la foresta. I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. No, bastardi. Pronti ai posti. Non male. Adesso. Fatto. Vedetti. Ti aspetto. Smettetela di fussarmi le baliste. Cosa hai in mente? Un Trent non può attecchire qui. Manca qualcosa. Per Kalimdor. Tocca a te. Troppo facile. Ashre Toraman. Come la dea desidera. Sento la voce di Elune. Qualcuno minaccia la foresta.
Sento la voce di... Il sonno mi ha intorpidito i sensi. Restate di guardia. Ci mancava il push. Accidenti. Cosa hai in mente? Io e la Terra siamo tutti. Astero Danagor. Ah, 5.000. Molto meglio. La dea mi chiama. Edificio completato. Sento la voce di Elune. Immediatamente. In posizione! Che questo video verrà di un'ora solo perché ci ho messo un boato di tempo a spostare sti cosi. Lenti come la Marte, mamma mia. Ah, gli spazi aperti! Dea, illumina il mio cammino! Ma che ti diverti! Spazi aperti. Dea, illumina il mio cammino. Dea, illumina il mio cammino. La dea mi chiama. Così sia. Immediatamente. Per Elune. Sento la voce di Elune. Qualcuno minaccia la foresta. Dea, illumina il mio cammino. Come la dea desidera. Per Elune. Fate in fretta. I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. Sono pronti. Sono votata alla vendetta. Sento la voce di Elune. Enduli in età. Ti aspetto. Ogni colpo un morto. Asher e Torma, come sono la pronto. Dea desidera. La dea mi chiama. Così sì. Per Elune. Per Kalimdor. Enduli Retali. Sono pronto. Immediatamente. Così sia. Tocca a te. Qualcuno minaccia la foresta. Serve più legna.
Maledizione. Mi scordo che non ho neanche un po' di legno. C'è giusto uno sputo. Pronti ai posti. Vediamo. La dea mi chiama. Eh no, devo fare comunque almeno un'altra unità, sennò non furlo la squadra. Che faccio? Sono tercere. Crea altri pozzi lunari. Eh sì, dovrei creare un altro pozzo. Però è anche vero che ormai questa è la posizione definitiva, perché sono vicinissimo all'obiettivo. Quindi un po' di pozzi lunari comincio a creare. I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. Crea altri pozzi lunari. Ah no, costa dura. Restate di guardia. Asher e Toraman. Sento la voce di Elun. Ah no, me ne mancano due adesso. Deve essere morto qualcuno. Acc. Edificio completato. Non possiamo costruire. Aperti. Dea, i nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. Sono votata alla vendetta. Asher e Toraman. Per Elune. Per Kalimdor. Enduliere Tal. Edificio completato. Per Kalimdor. Così sia. Sento Let's la voce go. Di Elune. Come la dea desidera. La dea mi chiama. Il sonno mi ha intorpidito i sensi. Sento la voce di Elune. Toraman. La dea mi chiama. La nostra nel nome di Cenarius. I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. Asher e Toraman. Enduli Retal. Anudora. Nel nome di Cenarius. Sento la voce di Elune. Sì. Mostrami. Direi che abbiamo vinto. Decisamente. Qualcuno minaccia pronti la foresta. Ai posti. Sento la voce di Elune. Gigi. Per Elune. Così sia. Avanti, druidi dell'artiglio. Lasciate che i corvi volino ancora sui venti di guerra. I corvi? Ah no, questi sono i druidi che si
si trasformano in corvi, no, in orsi. Oh, vabbè. Ishnuala, fratello. Kalimdor ha nuovamente bisogno dei tuoi poteri. Il giorno del giudizio è alle porte. Ai tuoi ordini, Shando Stormrage. Dobbiamo scavare in terra e risvegliare i feroci druidi dell'unghia dal loro sonno. Ecco, quelli sono i druidi che si trasformano in orsi, quelli utili, non questi. Ok, va bene, allora ci rivediamo al prossimo episodio, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Bye bye.